Questa sera ritorniamo a parlare di un thriller. Massimo Polidoro ad Andorra per la presentazione del nuovo libro, un nuovo thriller, si chiama Non guardare nell'abisso, una nuova indagine per Bruno Jordan. Massimo, un nuovo thriller, quindi una nuova avventura anche in questo caso. Beh sì, è un giallo, insomma, una storia di suspense dove il nostro Bruno Jordan, protagonista già del mio precedente romanzo, Il passato è una bestia feroce, si trova a indagare e a mettere un po', a risvegliare dei fantasmi del passato anche questa volta, che però è un passato abbastanza drammatico, che è quello degli anni di piombo. Qui c'è una persona scomparsa che in qualche modo arriva da quegli anni, che va ritrovata, ma come sempre le cose sono molto diverse da come sembrano. Senti, questo è il secondo thriller, ma non è il secondo libro, perché tu insomma ne hai già una quarantina all'attivo e naturalmente si tratta in alcuni casi di romanzi, in altri però soprattutto nella maggior parte dei casi di saggi che ripercorrono la tua storia come ricercatore. Sì, in effetti la maggior parte dei miei libri fino ad oggi sono indagini che riguardano misteri della storia, gialli della storia, fatti di cronaca magari accaduti nel passato. L'approccio è sempre quello di andare a cercare la verità dietro quelli che possono sembrare dei misteri insolubili. La verità che non è sempre facile da trovare, ci sono però tutta una serie di mezzi che utilizzate, no? Come ricordavi, anche dal punto di vista scientifico. Beh sì, l'approccio mio e quello del CICAP che rappresento è proprio quello di andare a verificare i fatti utilizzando il metodo scientifico, cioè cercare di vedere le prove di quelle che sono le affermazioni straordinarie e non affidarsi semplicemente al fatto che ne ha parlato qualcuno di famoso, qualcuno che ha dei titoli scientifici. Non basta quello, servono proprio prove concrete. Da qualche tempo a questa parte la televisione e internet, ma anche Mamma TV, insomma, ci ha insegnato a apprezzare o non apprezzare tutta una serie di immagini e proposte legate proprio al settore, al mondo del mistero. La tua idea in questo senso qual è? Perché tante volte effettivamente insomma, l'informazione che passa non è proprio molto scientifica, diciamo così. Diciamo così, esatto, nel senso che è un tema che come sempre affascina molto, incuriosisce tutti, giustamente, perché siamo tutti attratti dall'ignoto, da quello che non conosciamo, no? Però molto spesso in televisione si tende a dare più spazio al sensazionalismo, a raccontare storie che magari non hanno nessun fondamento perché sono molto avvincenti, molto appassionanti, ma che poi alla fine si rivelano del tutto false. Questo poi però non si dice, no? Quindi lo spettatore a casa resta convinto che certi fenomeni siano autentici, certe storie siano accadute realmente, e il lavoro che noi dobbiamo fare come CICAP è sempre quello di andare a verificare, poi magari raccontare che non è così, solo che noi non abbiamo un programma in prima serata per raccontarlo. Ma chissà, magari arriverà. Senti, un'ultima cosa, Bruno Jordan indaga, anche se lui non è proprio un indagatore di professione, diciamo, tu invece lo sai forse un po' di più, e l'ultima indagine che hai affrontato in ordine di tempo? Si sovrappongono, nel senso che ci sono quelle che conduco per le ricerche che poi finiscono nei libri, poi ci sono quelle che invece porto avanti con il CICAP, e allora ci sono... Si va dal castello stregato alla signora che sposta gli oggetti a insomma cose anche un po' più ridicole a volte, però insomma... Chi ci crede, chi le vive in prima persona le prende per autentiche, poi viene da noi cercando quasi una certificazione del fatto che sono paranormali, e quando scopre, facendo magari anche degli esperimenti molto semplici, che non c'è nulla di paranormale, alla fine se ne va un po' deluso. L'ultimo libro è un thriller, quindi non si dice molto, bisogna leggerlo, bisogna anche un po' scoprirlo pagina dopo pagina. Si chiama Non guardare nell'abisso. Massimo Polidoro, grazie. Grazie a voi, un piacere.